Faccio male ad aspettarmi una sorta di Nito come boss in quest'area. L'ammazza cavalieri. Ho paura che sia un NPC. Ciao, ma io ho quell'arma lì, la voglio. Va bene, volevo aprirgli la guardia. Ma qua... Sono morto come una testa di cazzo proprio. Ti ringrazio. Va bene, magari non l'ho gestita malissimo. Non pensavo mi beccasse con quell'R2 e riuscisse a girarsi così bene. Questo gioco riesce a fare anche di peggio. Quindi, ragazzi, spero che torni a vivere perché quello lì non esiste che si salva. Che si salvi. Che figata. L'ammazza cavalieri. Beh, l'ho gestita molto male. Vediamo, dai. Speriamo che torni. Perfetto. No, no, sto giro non esiste che rifà una cosa del genere, mi dispiace. Voglio farlo senza curarmi. Wow, strano. Ma veramente? Non ho scusanti, so di giocare male in questo frangente, ma è perché gioco nuovo. Ok, invasioni nuove. Questo è stato fantastico. E purtroppo questa è una cosa che mi diverte, sperimentare, vedere come si muovono. Parziale. Wow. Non penso di potergli fare parry a un attacco normale così, in questa forma. Fantastico, ragazzi, è bellissimo. Io adoro quest'arma, sapete, quella che sta usando lui. Ma mi sta... Cosa ha fatto quel mio attacco? Non comprendo. Dai, proviamo un parry. Non penso si possa fare parry a questo attacco. Finché ce l'ha due mani, non penso proprio. Esatto. Che bello. Lo ammazzo con l'R2 di questa cosa. Non è vero. Va bene, fammi scappare, stupido. Ma cosa fai? No, raga, sapete cosa ho fatto? Ho fatto avanti ed R1 per dargli il calcio, invece ha fatto la guarigione minore. Va bene, torniamo qua subito. Che figata. Ho detto, metti l'arma a una mano. Ma non succede mai che ti posso aprire la guardia, neanche per errore? Ma come fai a seguirmi così? Neanche in PvP si riesce. Wow, non farlo, non farlo. Ma era se faceva riposta, ragazzi, mi incazzavo tanto. Tra l'altro potrei anche, volendo, utilizzare la palla stessa per... Oh, sto giro gliel'ho fatto io. GG. Ragazzi, faccio un pit stop a Majula, livello e torno. Ok, con questo li destabilizziamo da Dio, suppongo. Questo non era un parry. Ehi, ma lei chi è? Maledetto topo. Ma ti sembra? Mi fai sti scherzi. Ma guarda te. Allora, dicevo, facciamo meno... Ma smettila. Che antipatia. Penso che faremo meno danni, però quantomeno, come vedete, ottimo per stannare a bestia. Mi curo così alle tue spalle, bello de casa. Assaggia la mia lama, eh? Con quanto stile. Però abbiamo sprecato troppe cure. Abbiamo fatto due passi, caspita. Questa è l'arma perfetta. Non è più l'arma perfetta per le lucertoline. A due mani non si può? Va bene, sei un deficiente. Pillola gialla. Finché non ci danno quella blu non sono contento. Cosa? Potrei fare questo tutta la vita su questo gioco e nient'altro. Ah dai, ma è estremamente OP. Qualcuno ti ha evocato in un altro mondo. Usiamo questa, ragazzi, quest'arma. Proviamo. Quanto mi ha stannato. Io pensavo che con il terzo colpo lo avrei preso. Erano un po' in tanti. Io penso che l'host sia meglio che se ne vada. Si stava per beccare anche un parry. Mi sa che l'host qua ci rimane. Ha troppa roba addosso. Maledizione. Ok, questo ponte probabilmente cadrà, perché si è detto sta per svanire quel messaggio, era un messaggio molto ben mirato nel dirci cose, quindi probabilmente se casca quel ponte si andrà poi di qua. Tu sei un NPC. Oh, non ti dico niente, amica, io spero non ti abbia abbandonato. Dalla voce sexy che hai, allora penso si debba andare... Sì. Ma vediamo se si crepa, ragazzi, io sono... È facile che... Nonostante sappia che questo qua casca, io ci vado. Cosa? Ma che cosa stai dicendo?
Che figata! Scendi? Come scendi? Fa da scala, quindi si può scendere. Maledizione, che bello! Però ora io continuo, anche se in teoria potrei scendere tranquillamente, dato che ho paura, quindi andiamo avanti. Ce l'ho fatta, quindi non troverai scheletro avanti. Blu, non troverò uno scheletro avanti, non ci credo neanche. Avremo la boss fight. La strada per fare questo boss è breve, quindi lo studieremo, ci moriremo tante volte. E andiamo avanti. No, ma non è una boss fight. Oh sì. Tocca il calice. Perché dovrei toccare il calice? Qualcuno mi spieghi perché dovrei toccare questo calice. Non vado a toccare i calici altrui. Perché lo stiamo facendo, ragazzi? Perché? Wow. Non vedo più un cazzo. Oh, ragazzi, il buio di Dark Souls è troppo buio, ve lo dico. Oh my god. Abbiamo zonato. Ma guarda quanto siamo belli. Quindi siamo nell'abisso. Oh my fucking. Prova braccio, aveva detto. Che bello. Ma io qua mi avveleno? Che cosa fa lei? Chi è Nito? È il cugino di Nito, ma un po' più grosso. L'ascella mi ha preso, cosa mi ha preso? Fantastico. Ora gli rompiamo anche l'altro braccio. Ah, faccia, faccia, faccia. No, non faccia, non faccia. Non lo faccia. Non lo faccia. Quanto dura il buff magico, ragazzi? Una figata, dura tantissimo. E posso anche mettercela di nuovo? Ma scusi lei, si faccia un po'. Basta, voglio attaccarla. Dai, venga avanti. Ah, ma mi fa male, ok. Questa nebbia nera mi fa semplicemente male, non è un debuff. Ho capito l'antifona, ho capito l'antifona, ho capito l'antifona. Spero non mi prenda. Spero non faccia una presa. Ok, cosa fa lei? Chi è che ha ucciso qualcuno dei suoi? Com'è possibile? C'era gente lì, ho visto gente prendere danni. Ma evoca anche degli scheletri! No, che cos'è? Cosa sta evocando adesso? Una spada gigante! Devo ittarlo, non devo aspettare! Non è possibile anche quelle ro con le rotelle! Coraggio, lei, ammazzi i suoi vici! T'ho rotto il braccialetto, mi dispiace! Ma lei cosa mi segue a fare che non è il mio tipo? Bravo che li ammazza i suoi amici, caspita! Non ho visto neanche partire l'attacco. Ragazzi, ci siamo, manca poco, eh. One Rilf, il su signore supremo. Ma io sono più grosso di te in quanto a lore. Cosa fa adesso? Fantastico! Come fa a lanciare lei i miracoli che è un signore dei non morti? Ma dai, che stavo schivando, non è vero, l'ho preso in pieno. Ma io vorrei attaccarlo un po' in faccia. Probabilmente non è possibile, o forse sì. Ragazzi, questa è una boss fight incredibile. Ma è morto? Ma è morto? L'abbiamo fatto la prima. Ma è morto. Ma gli mancava ancora tanto, mi pareva. Mi scusi, non mi ha fatto prendere l'oggetto. Ma quanto siamo belli, siamo vestiti da Dio, ragazzi. Non ho capito una cosa, l'oggetto l'abbiamo preso.
Sì, è tutto quanto molto figo. Vorrei però andare avanti. Ok, siamo tornati qua. È stato un trip pazzesco. Era tutto finto. Fantastico, ragazzi. Io scherzo, ma è qualcosa di fantastico. Sono rimasto molto deluso perché, cioè, ho un po' tergiversato per vedere quale cose faceva, ma non pensavo di ammazzarlo così in fretta poi sul finale. Va bene, GG a tutti. E soprattutto GG anche a te che stai guardando in questo momento. Cosa? Anima di Wolfin, mentre gli FPS sono scesi tanto, cosa sta succedendo? Anima di Wolnir, Signore Supremo, Tomo, Piromanzia, Guardiano Cripta, spero mi diano calore. E quindi abbiamo già finito, a me manca metà catacombe da esplorare. Facciamo una cosa, adesso vado un attimo avanti per vedere se si esce dalle catacombe. Spero di no, cioè nel senso sicuramente ci sarà qualcosa di bello oltre queste, però mi sono sembrate un po' piccole queste catacombe. Ah, siamo andati. Maledizione, ma come me lo stai dicendo? Lui ci ha droppato l'anima? Vedremo. Porca troia! E questa è una maniera per farmare dei frammenti, è logico, per questo io sono morto poco fa, non è perché. Porca la puttana scaracciata fa! Venga, venga. Non si faccia indietro, non si nasconda lì dietro. Perché si nasconde? Ha paura di me? È fortunato che c'è la colonna che mi ferma. Aiuto! Vedo della luce qua, ci sta indicando di andare da questa parte. Non so se lo sapete, ragazzi, ma il fuoco e la luce vi indica la strada nei Soul. Non so se, è una cosa molto OP da dire.